Noi le bollette non le paghiamo. Si è accesa di nuovo anche a Lucca la protesta contro il caro vita sulla scia della mobilitazione britannica Don't Pay. Poche decine di persone, tra lavoratori e pensionati, si sono date appuntamento con un sit-in nel primo pomeriggio davanti alla sede GESAM di Viale Europa a Lucca. Ormai, spiega il gruppo, siamo oltre ogni ragionevole linea di confine. Mi è arrivata una bolletta il 3 di ottobre, 183,05, eccola qui. E mi sono spaventata, dico, mamma mia, guarda lavoro. Uno fatto un tempo a riprendere fiato, me ne è arrivata un'altra, scadenza 27-10. In un mese, due. Quella del 27-10, 233,68. Sono sola, mi è morto il marito, ho una pensione e in un mese c'ho da pagare 400 e rotti. La scelta antipopolare della guerra, anziché la via diplomatica, l'aumento delle spese militari invece che della spesa sociale, una povertà che cresce insieme ai super profitti da parte di aziende di particolari settori, stanno generando una valanga inarrestabile di inflazione, disoccupazione e ulteriore povertà. Noi chiediamo una tassazione degli extra profitti che hanno fatto le aziende come l'Eni, che nei primi 6 mesi dell'anno ha realizzato il 670% di utili in più. Vanno tassati al 90% e quei soldi lo Stato li deve rimettere sulle bollette delle persone che sono in difficoltà e delle aziende che sono in difficoltà.